Bentornati! Oggi, con il drone virtuale di Paola Dal Prato, andremo a Bologna e Valerio Capello, uno storico dell'arte, ci condurrà alla scoperta del santuario di San Luca. Benvenuti, sono Valerio Capello e sono storico dell'arte. Vivo già da tempo a Bologna e adesso, come molti di voi, mi trovo a trascorrere le mie giornate prevalentemente in casa, impossibilitato a viaggiare. Questo però non ci impedisce di volare non soltanto con la fantasia, ma anche con la tecnologia. E oggi vorrei che mi accompagnaste in volo in uno dei luoghi maggiormente nel cuore dei bolognesi. Stiamo parlando del santuario della Madonna di San Luca, posto in cima al Colle della Guardia, situato ai margini della città. Quando un bolognese rientra a Bologna dopo un viaggio, sa di essere ormai arrivato a casa quando, in lontananza, avvista il santuario. La storia della basilica è intimamente legata a quella dell'icona della Madonna con bambino, custodita al suo interno. L'immagine della Madonna, secondo la tradizione, fu dipinta da San Luca l'Evangelista, ma non solo. Sarebbe uno dei due quadri che San Luca avrebbe dipinto proprio a casa della Madonna a Nazareth, la stessa casa che adesso si trova in Italia, dentro il santuario di Loreto. Mentre il secondo dipinto sarebbe stato portato a Częstochowa, in Polonia. Le fonti storiche ci raccontano che il quadro fu portato da un pellegrino greco, Teocle Kmynia, che trovandosi a Costantinopoli nel 1160, vide l'icona all'interno della Basilica di Santa Sofia e sotto lesse un messaggio della Madonna in cui lei manifestava la volontà di essere portata sul Colle della Guardia. E fu lì che giunse, dopo un lungo viaggio che lo portò prima a Roma e poi a Bologna. La basilica come la si vede oggi fu completata nel XVIII secolo. All'incirca nello stesso periodo fu completato un lungo portico, tuttora il più lungo al mondo, che partendo dall'Arco Bonaccorsi e proseguendo fino all'Arco del Meloncello, sale poi serpeggiando fino alla chiesa. Una particolarità del portico è che è composto da 666 archi, il numero del diavolo. Perché? Perché rappresenta il serpente demoniaco a cui la Madonna schiaccia la testa, proteggendo così dall'alto Bologna e il mondo intero.